Siamo con Giovanni Donzelli, deputato nazionale responsabile dell'organizzazione del partito Fratelli d'Italia. Cosa ne pensa della mostra sulla destra a Messina? È una bellissima mostra, ci aiuta a ricordare che il partito più fresco, più di rinnovamento, più dirompente, più giovane che c'è in Parlamento, che è Fratelli d'Italia, ha radici profonde, ha una storia importante. Il simbolo di Fratelli d'Italia contiene la fiamma tricolore, è l'unico simbolo rimasto del Novecento presente ancora in Parlamento. Riusciamo benissimo a coniugare il futuro, ma con anche, diciamo così, le radici profonde rivolte alla nostra storia, al nostro passato. Abbiamo preso il meglio del passato e proiettato verso il futuro. È una bella responsabilità per noi, ma ne siamo orgogliosi e cerchiamo diciamo, di comportarci con onore per meritarci questa tradizione. Qual è la prima emozione che ha suscitato in lei la vista della mostra? Il senso di responsabilità, ricordarci che Fratelli d'Italia deve non tradire mai quello che è l'impegno preso, come tanti nella storia della destra, quando magari avrebbero potuto cercare scorciatoie in altri partiti, in altre soluzioni, pur con molta fatica, in alcuni casi anche con morti e sofferenze, hanno invece portato avanti sempre col sorriso sulle labbra la propria storia, la propria tradizione, senza mai rinnegare, senza mai cercare di guardare al passato, guardando sempre al futuro. È una bella responsabilità, Fratelli d'Italia cerca di mantenerla nell'attualità, è l'unico partito che non si è mai alleato né col PD né con i 5 Stelle. Beh, questa coerenza viene da lontano e viene proprio dalla storia del movimento sociale.